Ciao a tutti, io sono Fabio Zuliani, sono il regista del film Play. Ci troviamo in Val Chiusella, Piemonte, sono qui per raccontarvi qualcosa del mio film. Play è un film composto da 4 episodi. Realizzai il primo episodio intitolato Il Boschetto, ma originariamente il titolo doveva essere L'Uomo Nero. Realizzai questa storia, dicevo, la iniziai a 13 anni e la conclusi a 16 anni. Ricordo un insegnante di cinema quando mi disse: se non hai soldi per pagare degli attori professionisti, piuttosto fai un film muto. E io feci un film muto, un film ispirato al surrealismo anche di Buñuel, con un solo attore. Un film sperimentale che molti ancora oggigiorno considerano interessante. E può sembrare, appunto, nel mondo di Avatar, nel mondo del cinema americano in 3D, un po' imbarazzante rispolverare la propria opera prima. Ma io ricordo gli entusiasmi che avevamo all'epoca. Iniziai questo film in una bella mattinata di agosto. Proprio qui, il primo Chuck fu battuto davanti a questa casa. Ricordo le ombre che c'erano, i contrasti delle ombre, questo cielo terso, bellissimo. Iniziai con una cinepresa che mio padre mi aveva regalato, con un ex compagno di classe e la voglia di inventare un mio tipo di cinema, un qualcosa di mio e di soltanto mio. Ricordo che era il 27 agosto 1988. E poi adesso vi farò vedere le altre location del film, perché mentre giravamo arrivò il proprietario della casa che ci mandò via e ci minacciò con una falce. E così noi andammo in un altro luogo che adesso vi farò vedere. Ciao a tutti, io sono Renato Ferrucci e adesso voglio un po' raccontarvi chi sono io e come ben girato questo film. Dunque, tutto è cominciato nel 1988, quando Fabio Zuliani mi ha proposto di girare questo film. Al momento io ero sperduto, diciamo, non so cosa fare, non so come recitare, cosa devo dire. Allora ho cominciato a prepararmi dei copioni su dei fogli, dicendomi tu devi solo fare questo e dire pochissime parole. Allora io ho fatto come ha detto lui e diceva: è benissimo, Renato, è benissimo. E abbiamo cominciato a sviluppare i primi filmini, che poi logicamente venivano montati, e eravamo veramente soddisfatti già da allora. Qui siamo alle famose guglie di Garavot, sempre in Val Chiusella. Qui il torrente si apre, diventa molto profondo, d'estate si viene a fare il bagno, molti fanno i tuffi, diventa come una spiaggia qui in Chiusella. È molto bello, però mi ha sempre inquietato questo posto, vi è un qualcosa di indecifrabile, come le acque di certi quadri del pittore Courbet. Vi è un qualcosa di oscuro, di metafisico, come nei racconti di Lovecraft. Vi è una paura sottile che arriva da lontano, un qualcosa che arriva da un qualcosa di cosmico quasi. Il film è completamente girato in Super 8, in tanti tanti anni di lavoro. Un film che ho sempre presentato nei festival. Play ha vinto diversi premi in tutto il mondo. Quello che vedete qui è il mitico maglione a righe indossato dal protagonista, quello che rimane del maglione dopo che, appunto, il ragazzo viene ucciso dall'uomo nero. Un cimelio che ho ritrovato in cantina. L'orrore.
Quali sono i film horror che ti hanno ispirato maggiormente? Poi parlaci delle tue paure. Io parto con una riflessione, cioè che gli esseri umani non sono buoni. E se lo sono, lo sono per paura di una punizione. Vi è un qualcosa, secondo me, di bestiale, di oscuro nell'animo umano, e non faccio distinzione tra popoli. Un qualcosa, dicevo, di bestiale che è pronto a risplodere, secondo me, da un momento all'altro. Quando vengono distrutti certi freni inibitori, ecco che l'essere umano è pronto a distruggere, a devastare. Non so, mi viene in mente, ad esempio, tanta gente in uno stadio, quello che può fare. E, come diceva Carmelo Bene, i peggiori orrori vengono consumati in famiglia. Io aggiungerei nel rapporto di coppia. E una mia ex dovrebbe sapere di che cosa parlo. Pian piano siamo andati avanti e siamo cresciuti sia di testa che di inventiva verso il film. Fabio ha trovato un modo di esprimersi diverso e il film è cresciuto, perché logicamente in 4 anni è cresciuto questo film. E praticamente trovava sempre, più andava avanti e più trovava quello che voleva fare in questo film. Inizialmente volevo usare della musica classica, ma non sapevo a quale artista chiedere di comporre opere di quel tipo. Successivamente pensai alla musica elettronica, chiesi a Renato Ferrucci, che è anche un bravissimo musicista, di creare col sintetizzatore delle atmosfere per il nostro progetto. Lui compose delle opere veramente belle, suggestive, che alla fine purtroppo non utilizzai perché optai per un bordone, un drone, una nota suonata in modo continuo, che secondo me conferisce nella sua semplicità al film quell'aspetto, assieme alle sporcature, ai tagli della pellicola, quell'aspetto, dicevo, ancora più sinistro e plumbeo. Il momento più divertente di questo film è stato proprio dove vedrete un lago, un fiume, un lago, perché in quel posto sembra che ristagni l'acqua, è un posto davvero orrido. E è stato molto divertente per il fatto che faceva tanto freddo e non sapevamo dove andare a mangiare, brutto era quello. Abbiamo dovuto arrangiarci un pochettino, lui è corso destra-sinistra per trovare da mangiare. Quella sera non sapevamo dove andare a dormire e abbiamo cercato posto da dormire, è stato assurdo, veramente assurdo. Mi hanno chiesto sovente di spiegare che cosa rappresenti per me l'uomo nero. Io penso che nessuno meglio di Zienin, nella sua famosa poesia del 1925, che si intitola appunto L'uomo nero, abbia saputo descrivere questa figura e il tema del doppio, della metà oscura, del male proprio che c'è nell'animo umano, all'interno dell'animo umano. Lessi questa poesia a 13 anni e mi ispirai a questo componimento per realizzare il mio film sperimentale. Film realizzato anche senza effetti speciali, se non delle animazioni a passo 1, per appunto rappresentare la soggettiva di questo uomo nero, di questa presenza malefica, incombente. Mi piacerebbe rigirarlo questo film, mi piacerebbe rigirarlo con il punto di vista di oggi. Oltre a essere stato divertente, è stato leggermente noioso per il fatto che tutti i preparativi che faceva Fabio erano molto, diciamo, molto studiati, quindi dedicava molto tempo a questo e prima di girare una scena passava qualche oretta, quindi diciamo che da parte mia era noioso per il fatto che non sapevo che cosa fare in quell'oretta, ero da solo. I film che io preferisco sono film che indagano sulla pazzia. Mi viene in mente ad esempio Psycho di Hitchcock, mi viene in mente L'ora del lupo, bellissimo film di Bergman, mi viene in mente Shining di Kubrick. Non mi piacciono quei film horror con mostri, effetti speciali, eccetera. Mi piacciono appunto quei film anche
costruiti sull'attesa. Vedi ad esempio gli episodi in bianco e nero della serie, della prima serie, I confini della realtà, dove fino alla fine non sai che cosa può succedere. Il mondo di oggi è l'horror, con la crisi, con questa situazione che si è ormai creata. Io ho paura di ciò che non vedo, ma che so esistere. Siamo a Brusacco Canavese, quello che vedete davanti a voi è il Turcastel. Si dice che sotto quel poggio ci sia un castello e nell'antichità facessero rituali celtici, ma nessuno ha mai autorizzato degli scavi per poter appurare quello che c'è lì sotto. Io su questa collinetta girai esattamente il 29 dicembre 1991 l'ultima scena del film. Mi ricordo che andai anche al Maurizio Costanzo Show a raccontare questa scena, che all'epoca costò in euro 600 euro, oggi costerebbe molto di più. La scena, prima di arrivare a girarla con l'elicottero, provai a girarla in una maniera molto più rudimentale, ma serviva assolutamente un elicottero, così risparmiai fino a potermi permettere questa scena. Molti giovani hanno scoperto e apprezzato Play grazie a internet, nonostante il film sia stato girato diversi anni fa. Ci sono infatti parecchi siti e social network che parlano di quest'opera. A proposito di Play, film di Giuliani, quello che si può apprezzare sono i suoi forti contrasti al cipriamaresco, e negli anni lui ha seguito una vena più grottesca, ma sicuramente la sua vena più romantica e surrealista andrà nel tempo seguita, perché lui è un poeta. Dopo aver concluso Play, Fabio Giuliani girò un film horror sul satanismo e l'occulto, intitolato La casa con le finestre d'archi, sempre in Val Chiusella, esattamente in questa vecchia casa di Brusacco, adesso ristrutturata. Così, suma su Brusacco e la Val Chiusella, il lungo drone della colonna sonora del film, mentre l'elicottero si alza, sempre più, fino ai bordi dell'universo. Play è ormai una parte di me. Amico mio, sono molto, molto malato. Non so io stesso da dove provenga questo male. Se sia il vento fischiare sulla vuota e deserta campagna, o se l'alcol sconvolga i cervelli come un boschetto a settembre. La mia testa sventola, le orecchie come un uccello le ali. Non ha più la forza di dondolarsi sul collo. Un uomo nero, nero, nero. Un uomo nero siede sul mio letto. Un uomo nero non mi fa dormire tutta la notte.